genio cinematografico, ha fatto bene. Un grandissimo capolavoro dal titolo evocativo. 5 gennaio 2016, Gian Maria Pollastrone, aperta parentesi, Giampollo, di anni 108, è passato prematuramente a un'altra eterea esistenza. Dando l'annuncio di questo fortunato viaggio gratuito, la moglie, Benedetta la Vacca Costa, i figli, Simon Piero, Etelberto, Ireneo, la figlia Belinata, i prozii, i procugini, i pronipoti, gli antenati, Yabadabadu, la piantina finta Willy e altra gente incazzata che non c'è stata nel titolo. È vero. Sottotitolo. Scusa un po', ma con tutte le foto che c'erano proprio quella lì dovevi mettere? Scusa un po', vedi, è venuta mossa, aveva il Parkinson e poi lui dava fastidio a essere fotografa. Era ONU, mi c'è stata, non è che per stare tutto in lunghi 2 chilometri, grazie. Comunque, è il filmino di un funerale. La pesante. Sono filmini, i funerali. Inizio film, panoramica sulla location dove si svolge l'azione. Siamo nei pressi di un elegante, tentacolare, atollo ticinese. Atollo ticinese che si affaccia su dei feudi imperiali risalenti ai primi del Novecento. Mosca. Isola del Cantone, la pasta del mondo. È innovativo, è un posto innovativo. Io non ho mai visto un film a Isola del Cantone. Un gruppo di persone vestite di nero si ritrova davanti a una chiesa. Il gruppo si abbraccia in maniera raccolta. E quando nomina il protagonista si abbandona a scene madri disperate e acchiappa Oscar. Ma sono i parenti quelli. Arriva, grande alone di mistero. Il gruppo si saluta con una formula tardo latina poco ascoltata. Sentite condoglianze. Che cosa sentite condoglianze? Di capra. Arriva il protagonista del film, trasportato su una lunga e pacchiana Maserati, con un giardino ricco di corone di fiori incorporato. E che sono corone di fiori? E successivamente issato da 4 bodyguard, sempre con l'occhio sull'orologio. Ma che bodyguard? Ecco arrivare Gian Maria Pollastrone, un attore freddo, chiuso. Vero. Distaccato con tutti, capace di attirare l'attenzione della macchina da presa con i suoi lunghissimi silenzi, quasi eterni, degni del Clint Eastwood, del buono, il brutto e il cattivo. E in più, grande alore di mistero, esatto. E nota scenografica bellissima, Giampollo recita per tutta la durata del film all'interno di un contenitore di legno grezzo a forma di poligono regolare. Grande trovata scenografica, complimenti. L'azione si sposta in chiesa, il film diventa un drammone strappalacrime. Non sapevo che cosa far fare alle comparse, poi a un certo punto botta di gente. Perché non farle piangere? Complimenti. Per stimolare questo sentimento, però, ho dovuto usare un trucchetto. Cioè, sono dovuto andare da ognuna delle comparse a ricordare delle vecchie interpretazioni di Giampollo. Tipo Giampollo che saluta i nipoti dal poggiolo. Che era un film di Giampollo. Giampollo che fa il discorso al matrimonio della figlia. Di e poi fa il culo al genero, ma lo scopre che la moglie è incinta. E in più Giampollo che dà da bere alle sue piantine con un liquido giallo derivante da un pappagallo sotto il letto. Questo strappava le lacrime. Poi il vomito. L'azione si sposta all'interno
di una zona esclusiva, un centro benessere situato all'interno di un monumentale parco dove le persone vanno a rilassarsi definitivamente, facendosi sotterrare con una pala direttamente e segnalando la loro prenotazione su dei blocchi di marmo. Critica! Ogni tanto qualcuno li va a trovare. No? Per, giusto anche per segnalarli che ormai la prenotazione è scaduta, no? Però loro allora, niente, pur di non disdire la prenotazione rimangono fermi lì a fare i finti tondi. Arriviamo alla fine del film, altra trovata mia geniale, genialissima. Giampollo viene inserito all'interno di un contenitore che genera un riscaldamento a stecca, una sorta di microonde al cubo. Sta critica pesante. Ma che critica pesante? Magari, la camera dentro. Una volta inserito dentro si scioglierà come il metallo fuso del T-1000, che sarebbe l'androne del Terminator 2. Un film di fantascienza, un capolavoro. La critica pesante. Arriviamo alla fine, panoramica su tutti i protagonisti, ok? All'interno delle terme. Con lo zoom particolare su Giampollo, con il suo nome inciso sul blocco di marmo come tutte le star della Walk of Fame di Hollywood. Ora vi saluto di parlare, sto pensando a un remake di questo stesso film e per i protagonisti sto selezionando solamente attori in TV. Bene, cioè, a voi due può interessare. Grazie.